Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Tessiland Condivision. Ci siamo fatti attendere un po', però le cose da fare erano davvero tantissime. Come sapete, ci siamo dedicati ad altre Tessiland Live e a tantissime novità che poi, insomma, per chi ci segue, se non lo fate, seguiteci. Per chi ci segue, i modi per sapere tutte le novità che ci saranno ci sono. Detto ciò, quest'oggi parleremo di quattro progetti più piaciuti, con tantissimi commenti, con tante interazioni dei mesi estivi, e quindi giugno, luglio, agosto e settembre. Sono dei progetti molto carini, ovviamente ci lasciano un po' ricordare ancora di più il caldo sapore dell'estate, ma iniziamo subito, quindi non ci perdiamo in chiacchiere. Come sempre, ma a me si sa, sono una logorroica. E partiamo subito con il primo progetto. Il primo progetto di quest'oggi è di Benedetta Palladino. No, non è vero. Benedetta in realtà è la figlia di Carmelina. Vi spiego un po' meglio. Abbiamo preso questa foto che era stata pubblicata sul nostro gruppo Tessiland proprio da Benedetta. L'abbiamo quindi contattata e lei però ci ha risposto che in realtà lei è semplicemente, tra virgolette, la modella e che in realtà la vera autrice di questa meravigliosa creazione è sua madre Carmelina. Noi ovviamente ringraziamo entrambe per la disponibilità. Carmelina ci ha raccontato che ha realizzato questo abito, l'avete riconosciuto, è l'abito della fatta tutto fare, vale a dire l'abito Malesia, e ha seguito le sue istruzioni e quindi ha realizzato quest'abito con l'alma colorado e l'uncinetto 3,5. Tranquilli, vi do qualche piccolo dettaglio in più. Ha preso quindi spunto dall'abito Malesia, ma allo stesso tempo anche da un altro tutorial, sempre della fatta tutto fare, in cui realizzava una maglia con la tecnica C2C. Hanno scelto questo colore, vale a dire l'alma colorado, proprio perché sono i colori che piacciono tantissimo a sua figlia Benedetta, caldi, che ispirano un senso di pace, allegria e serenità e che ricordano molto romanticamente il tramonto. Non ha avuto alcuna difficoltà nel realizzare questa creazione. Una volta finito, sia lei che sua figlia sono rimaste davvero affascinate dalla bellezza del filato e dall'originalità delle sfumature, delle fasce in diagonali che sono state ottenute proprio grazie alla tecnica di lavorazione. Carmelina ha utilizzato l'uncinetto 3,5 e l'uncinetto 3 solo per fare però i giri di maglia bassa per stringere il vestito in alto. Parliamo di una taglia S, aggiungerei beata lei. Ed hanno utilizzato quindi 5 gomitoli di alma. Il filato scelto è a dir poco meraviglioso. Era la prima volta che lo usavo e quando l'ho visto sono rimasta molto colpita dai colori brillanti e luminosi che ricordano i colori del tramonto. Ma d'altronde come dargli torto? Insomma, voglio dire, l'alma, questo misto cotone, viscosa, luminoso, morbido, dai colori stupendi. Insomma, bravissima Benedetta, ma soprattutto un po' di più, un po' tanto di più, bravissima Carmelina. In tutto ciò dimenticavo, Carmelina ci ha anche inviato un vocale, quindi lo ascoltiamo insieme. Buongiorno Valentina e a tutte le amiche e amici di Tessiland. Sono Carmelina Maio, ho 56 anni e vivo a Benevento, una bella cittadina campana ricca di interessanti monumenti, fra cui ricordo l'Arco di Traiano, il Teatro Romano e la Chiesa di Santa Sofia, riconosciuta patrimonio UNESCO. Ho due figlie, la prima vive a Parigi e la seconda, Benedetta, vive con me. Ed è proprio a lei che ho realizzato l'abito Malesia della nostra fata. Io ho sempre lavorato ad uncinetto, fin da bambina, perché me l'ho insegnato mia madre. Ho fatto tanti centrini, copriletti, ma non avevo mai pensato di poter fare dei lavori diversi da questi. Fin quando non ho per caso visto i tutorial della fata e da allora mi si è aperto un mondo. Ho fatto ad uncinetto alcune maglie, vestiti, ponci, sciarpe e sempre tramite la fata ho conosciuto i filati della Tessiland. Che dire, sono molto molto belli da lavorare, particolari per la loro morbidezza, colori, lucentezza, sfumature, come ad esempio l'alma colorato che ho usato per l'abito, è bellissimo per i colori e per le sfumature, a dir poco fantastiche. A dire il vero, la Tessiland mi sorprende sempre per la grande quantità di prodotti che ci offre, tanto da non riuscire a stare al loro passo, è impossibile per me provare tutti i nuovi filati. Non mi resta altro che ringraziare la Tessiland e Valentina e augurare a tutti voi di continuare a realizzare sempre splendidi lavori. Un abbraccio a tutti. Quello di prima era il progetto di giugno, quindi adesso parleremo del progetto di luglio, bravissima. E qui la protagonista è uno scioglilingua, o meglio, la matassa smatassata. Una carinissima Mary che ci ha inviato un video e quindi faccio parlare lei e vi faccio ammirare il meraviglioso borgo da cui registra.
Ciao a tutti, grazie Tessiland per questa bellissima iniziativa. Io sono Mati, la matassa smatassata, un nome un po' bizzarro dedicato alla mia nonna. Uno dei primi lavori che mi ha insegnato fin da bambina è stato quello di fare e disfare matasse. In realtà io mi chiamo Mary, sono una counselor relazionale con una grande passione, tra le tante, per il crochet e per i ferri. Oggi vi parlo di un capo che ho voluto realizzare per esigenze estive, un capo monospalla realizzato con l'uncinetto del 3,5 e con questo splendido filato visco Iggy, che è di una scorrevolezza e di una resa incredibile. Se non lo avete ancora provato, ve lo consiglio perché vi darà grande soddisfazione e gratificazione. Due cose di me: io ho sempre sognato di vivere in una cascina e da 2 anni mi sono trasferita nel borgo di Bagnaria, nel centro storico. C'è un clima oggi davvero bello, piacevole. Se non conoscete questa zona, vi invito ad esplorarla perché è ricca di piccoli borghi e nelle dolci colline pavesi, ed è veramente bello poter vivere nella natura. Un sogno che vorrei realizzare: imparare a fare i tutorial per essere ancora più utile alle persone che mi chiedono un po' sempre: come fai a realizzare questo? Come fai a realizzare quell'altro? Vi mando un abbraccio grande e spero di ritrovarvi presto. Ciao. Bravissima Mary e complimenti per il progetto. Adesso invece passiamo al terzo progetto, vale a dire quello di agosto. Bravissimi. E il progetto è quello di Danila Iannotta, in cui ci mostra questo meraviglioso copricostume realizzato con il Drake. Lei ci scrive che ha realizzato questo progetto spinta dalla passione per l'uncinetto. Non riesce a stare senza avere un progetto da realizzare. Il rosa e tutte le sue sfumature mi fanno sentire bene. Ho preso spunto dal modello blusa asterisco della Fata Tuttofare e non ho avuto difficoltà a seguire il progetto, essendo lei bravissima a spiegare. Brava Fata. Terminato il lavoro mi sentivo molto soddisfatta. Ho utilizzato il filato Drake Orchidea, circa 400 grammi, e l'uncinetto 4,5. Il filato mi piace molto e l'ho utilizzato anche per altri progetti. Il copricostume è largo circa 60 cm e lungo circa 1 metro. Ci ha inviato anche un vocale, quindi ascoltiamolo. Buonasera, mi chiamo Danila Iannotta, vivo ad Ischia in provincia di Napoli e negli ultimi 4 anni è aumentata la passione per l'uncinetto che avevo imparato da piccola grazie agli insegnamenti di mia madre. E niente, fare l'uncinetto, avere un progetto, scegliere i materiali, i colori, mi riempie di entusiasmo e mi fa sentire bene. Grazie. E adesso parliamo dell'ultimo progetto, vale a dire quello di settembre, in cui vediamo questa meravigliosa borsa realizzata da Is Bullish. È stata realizzata con il Thai Slim sfumato khaki e l'uncinetto 3,5. No, non mi chiamo Tatiana Zuccalà e sono proprietaria e creatrice di Is Bullish. Il mio progetto è nato circa 10 anni fa per trasmettere e condividere la mia passione per il crochet. Io sono una designer e creatrice delle schede e tutorial per progetti fatti con uncinetto e cerco di portare un approccio moderno e non convenzionale nei miei progetti. I miei tutorial e le schede si possono comprare nel negozio Etsy. Oggi le mie schede escono in 6 lingue, pensate un po'. La mia ispirazione è la moda in generale. Dal 2021 mi sono concentrata nella progettazione e creazione delle borse. Per il mio modello Gloria Bag ho usato il cordino Thai Slim perché stavo cercando un cordino leggermente più piccolo di 2 mm. Infatti il Thai Slim è 1,8, giusto? Non ho trovato nessuna difficoltà nel lavorare il cordino Thai Slim sfumato e lo considero abbastanza facile e adatto alla realizzazione delle maglie più complesse. Infatti il Thai Slim, così come il Thai Skinny, sono perfetti per punti nocciolina, onda, bellissimo. Per la mia Gloria Bag mi sono servite 2 rocche di Thai Slim sfumato e sono contentissima del mio risultato finale. Bravissimo!
Brava Tatiana, giusto. E la puntata di Tessiland con Division finisce qui. Io vi ringrazio ovviamente per averci seguito. Vi ricordo di commentare, mettere tanti mi piace, tanti pollici in su, che sapete io gradire tantissimo. Di commentare scrivendoci il progetto che vi è piaciuto di più. E se anche voi avete avuto modo di utilizzare questi filati, mi piacerebbe davvero molto sapere che cosa ne pensate. In fondo, come sapete, la rubrica di Tessiland con Division è una rubrica fatta da voi e per voi. E ringrazio anche le 4, compresa la modella, 5 creative che ci hanno permesso di parlare dei loro progetti e che ci hanno parlato anche un po' di sé. Non è da tutti, credetemi. Vi ricordo di seguirci ovviamente anche su tutti gli altri social, e quindi Facebook, gruppo e pagina Meglio di Maya, TikTok, Instagram, Pinterest, e ovviamente di iscrivervi su YouTube e attivare la campanella, così da essere costantemente aggiornati su tutte le nostre rubriche, sulla Tessiland Live. Di seguirci, mi raccomando, su TikTok il mercoledì, in cui ci saranno Amelia e Rosaria che ogni volta vi faranno compagnia per più di un'ora con progetti, spunti interessanti e tante informazioni utilissime. Quindi mi raccomando, non perdetevi questa occasione. Di iscrivervi alla newsletter. Io sono iscritta? No! Iscrivetevi alla newsletter. Se non avete ricevuto le mail, vuol dire che non siete iscritte. Quindi iscrivetevi alla newsletter. C'è il link qui sotto. È facile, no? Ci vediamo il prossimo mese con una nuova puntata di Tessiland con Division. Grafico, non odiarmi.